La cucina è anche divertimento, amici di giallo. Taglio sedano, carota e porro. Con la testa della ricciola preparo un fumetto di pesce sfumando col vino bianco e portando avanti con acqua. La ricciola la taglio a dadini e la salto in padella con olio extravergine di oliva. In una ciotola mi preparo pecorino, tuorlo d'uovo, pepe e fumetto di pesce. Deve essere densa e pastosa. In padella cuocio per metà cottura la pasta portandola avanti con il fumetto di pesce. Fuori dal fuoco unisco la crema di pecorino e tuorli. Guardate com'è cremosa! Impiatto e aggiungo altro pepe. Io questo piatto non lo voglio chiamare in nessun modo, ma vi assicuro che è davvero gustoso!